Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Washington DC, Stati Uniti, che mi dice, mi scrive questa email: dottore, mi sono rotto le palline perché i miei amici, i miei parenti, la mia famiglia mi criticano dalla mattina alla sera, è un continuo darmi contro tutto ciò che faccio e non ce la faccio più, mi sento veramente limitato, mi sento veramente con l'orgoglio sotto i piedi perché vengo manipolato dalla mattina alla sera, mi smorzano l'entusiasmo, non mi fanno spiccare il volo e sono costretto a sentirli e a farmi influenzare negativamente. Cosa mi consiglia? Perché ho cercato aiuto altrove ma nessuno mi aiuta. Quello che posso consigliare a questo signore e a te che ascolti è utilizzare il potere del tuo subconsciente, il tuo pilota automatico, il tuo famoso genio della lampada di Aladino. Come fare? Anche da solo oppure con l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, anche scaricandoti un audio molto potente e naturale dal titolo No critiche distruttive, che trovi sul sito dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i miei diritti sugli audio MP3 DCS, perché la mia mission non è quella di vendere, ma è quella di divulgare, diffondere il mio metodo di DCS a più persone possibili nel mondo finché sono vivo, finché respiro, finché cammino. Quest'audio MP3 DCS, fatto di parole semplici, pulite, trasparenti, naturali, comprensibili, senza nessun effetto secondario indesiderato, effetto collaterale, perché trattasi di parole pulitissime, però parole DCS create ad arte, ad hoc, intrise di un antico sapere che sfiora quasi un secolo e che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills, da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola unica al mondo, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai. Miei maestri, miei mentori, miei associati, miei amici per l'eternità. Ti faranno veramente cambiare positivamente per il bene tuo e il bene dei tuoi cari, perché tu, se non lo sapessi, chi ti influenza e chi ti critica in maniera distruttiva è una vittima di altre vittime, perché nel loro subconsciente esiste questa equazione, questo binomio: criticare, distruggere chi hanno accanto, perché da piccolini anche loro hanno subito queste critiche distruttive. Ora con questo audio tu diventerai più sicuro di te, più forte, più carismatico e tutti gli altri ne trarranno vantaggio, un po' come anche molte volte anche nel bullismo, chi si fa bullizzare più o meno lo schema è sempre lo stesso. Significa che le critiche distruttive, vessatorie, portano la persona a stare male, ad annullarsi, a criticarsi. Per cui se tu non sopporti più di essere criticato distruttivamente, non costruttivamente, da parenti, amici e conoscenti e colleghi, utilizza il potere del tuo subconsciente e cambia le tue immagini, perché il fatto stesso che tu le accetti, le recepisca e stia male, stai male, è perché anche te da piccolino sei stato addestrato, educato, condizionato, influenzato a comportarti ogni santa volta in questo modo. Che significa? Significa che una volta che avete fatto pace, che hai capito che va bene, ok, mamma, papà, fratelli, amici, colleghi, io vi ho capito, va bene, ok, seguo il tuo consiglio, e poi ti vedi che la tua vita non cambia, non decolla positivamente parlando, allora in quel momento devi cambiare canale.
dopo tanti anni di critiche che ti hanno portato a stare male, a vivere male con te stesso, con te stessa, con i tuoi, con chi ti ama veramente, devi cambiare atteggiamento mentale, perché se cambi te a livello inconscio, tutto ciò che girerà attorno a te e che attirerai potrà essere soltanto persone che ti caricano, che ti danno la carica, che ti motivano, che ti rendono la persona più sicura di questa terra. Per cui le critiche distruttive diventeranno solo come punture leggerissime di zanzare che neanche ti importano rispetto ai missili che adesso ti buttano tutti contro e tu stai male. Io ti capisco, perché quando ero ragazzino anch'io avevo delle persone attorno a me negativissime che mi criticavano dalla mattina alla sera, e anche adesso ne trovo qualcuno, però grazie al fatto che il sottoscritto si ipnotizza H24 da più di 12 anni, dal 2008 ad oggi, mi scivolano addosso, mi scivolano, non mi interessano, non mi toccano, non mi tangono, non esiste qualcuno che possa colpirmi e affondarmi, ok? E poi tante volte la critica distruttiva, una volta che tu fai uso del tuo potere mentale con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, le puoi trasformare in critiche costruttive, prendere spunto per migliorarti, ma non farti infinocchiare o far star male da queste critiche distruttive. Che poi la cosa buffa è che provengono soprattutto da amici e parenti, o sedicenti amici, cioè è subdola, perché tante volte la critica distruttiva fatta con sarcasmo, sotto lo scherzo, da una persona di fiducia è pericolosissima, perché esiste la componente di fiducia che ti fa entrare questa critica distruttiva nel tuo subconsciente. E ora, se il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, il tuo genio della famosa lampada di Aladino è intriso di negatività, bene, come fai, rifletti, ad attirare a te persone, input positivi? Mai e poi mai lo potrai fare, mai e poi mai. Per cui bisogna utilizzare gli stessi strumenti per entrare nel tuo subconsciente ed eliminare, gutta cavat lapidem, la goccia che scava nella roccia, tutte le ragnatele, le nuvole nere che ti fanno stare male ogni volta che hai un sogno e qualcuno ti tarpa o ti taglia le ali per farti scendere sulla terra con critiche distruttive, tipo: ma dove ti portano, ma chi pensi di essere, ma che come ti sei montato la testa, ma stai lì, ma non fare il passo più lungo della gamba, tutte queste cose, sei un buon a nulla, sei maleducato, rispetta quello che ti dico io perché ho un'autorità verso di te, e compagnia bella. È inutile stare qui a elencarle tutte, ma tu sai dove voglio arrivare, ok? Ci sono addirittura persone che non si fidanzano a causa dei loro genitori, che li condizionano, che li criticano, che non c'è mai una cosa bella della propria compagna o compagno che vada bene a questi criticoni che impediscono poi al figlio o alla figlia di fidanzarsi. Ne conosco parecchi. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del Dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, dal dottor Claudio Saracino, alla tua, ciao.